Siamo con Elena Graziati della famosa pasticceria padovana Graziati, famosissima per le millefoglie, ma anche perché a Natale avete sempre le porte aperte. Perché, Elena? Perché da sempre noi abbiamo deciso che è giusto che le persone abbiano la possibilità di poter usufruire del nostro negozio tutti i giorni, quindi il giorno di chiusura non esiste. Dall'8 dicembre al 6 gennaio siamo aperti per feste, per festività. E vediamo che i clienti apprezzano, perché in ogni caso, al di là delle spese natalizie, viste le temperature, le persone magari gradiscono anche bersi una cioccolata, prendersi un caffè, scambiare due parole, quindi un posto caldo secondo me è un qualcosa che fa sempre piacere. Ci sono poi i mercatini di Natale che hanno praticamente lo stesso, lo stesso periodo, e quindi troviamo giusto che sia così, insomma è una cosa che a noi fa piacere fare, vediamo che i nostri clienti rispondono sempre. Voi siete il rifugio dei padovani e dei turisti, perché anche i turisti possono contare su una cioccolata calda. Allora, i turisti che sono fortunatamente tornati, anche grazie al nostro assessore Colasso che ha fatto questa cosa meravigliosa dell'Urspitta, e che quindi, una volta visti i nostri meravigliosi monumenti, hanno bisogno di concludere in bellezza la giornata. Come sarà questo Natale, Elena? Questo Natale sarà secondo me un Natale di ripresa, vedo le persone interessate, vedo le persone entusiaste che cercano, nonostante purtroppo il rincaro dei prezzi che in alcuni casi lasciano un pochino perplessi, però purtroppo è così, ma comunque o in un modo o nell'altro le persone trovano il modo di fare il loro presente agli amici oppure prendere qualcosa per loro. Diciamo buon Natale a tutti i padovani? Certo che sì, a tutti i padovani e a tutti coloro che amano Padova come noi.